Solo chi l'ha passata può comprendere i termini naia, leva, burba, spina, nonno e cubo. Solo chi ha fatto il servizio di leva obbligatorio sa che i legami di amicizia e fratellanza che si sono creati sotto il militare sono legami a vita e che oltrepassano sia il tempo che le distanze. Ed anche se allora certi luoghi come le caserme, compresa quella di Fano, erano luoghi alle volte detestati dai commilitoni, con la maturità la nostalgia di rivivere quei luoghi che riportano alla giovinezza e dai 18 anni è più forte, magari per rivedersi anche dopo 40 anni ed oltre, per vedere com'è andata, se si è formata una famiglia, se i sogni sbandierati tra commilitoni sotto le pungenti coperte di lana sono diventate poi realtà. Con questo spirito, lo scorso anno Luca Valentini, Silvano Clapis e Luciano Cecchini diedero vita al primo raduno 28esimo Pavia Caserma Paolini, nome in codice Io C'ero. Quest'anno, il 15 e il 16 settembre, prende vita la seconda edizione dell'Operazione Nostalgia. Quest'anno con un programma interessante che va dal sacro al divertente, le consuetudini dei militari, la vita di caserma, i film dei militari, la cena conviviale, il pranzo, e quindi un modo per ricordare sicuramente il passato, non solo nostalgia però, perché con occhi più maturi chi ha fatto il militare potrà visitare una città che magari non ha visto in quegli anni, dove le preoccupazioni erano altre, invece con visite guidate che riporteranno ai migliori monumenti della città, che viene riscoperta anche con i figli, con le mogli, perché gli anni sono passati, e quindi per noi è anche uno strumento di promozione. Naturalmente oggi i veicoli militari di allora non ci sono più nella caserma, ma quella che una volta era una gloriosa piazza d'armi, prima di diventare un anonimo parcheggio, sarà comunque animata da veicoli e dalle uniformi dell'associazione Greenliners, che vanta numerose partecipazioni a rievocazioni storiche del secondo conflitto mondiale. Che veicoli porterete? Una creazione recentemente rispolverata, che è una moto italiana del secondo conflitto, una Sertum, tre moto inglesi sempre della seconda guerra mondiale e la nostra Jeep che non può mai mancare. Oltre ai commilitoni non mancherà anche uno degli ufficiali più amati di sempre, il colonnello Santinelli. Tutti mi chiamano ancora capitano, perché il periodo abbastanza lungo, io ho avuto un pregio, una fortuna o una sfortuna, che mi hanno fatto sempre quasi comandare. I periodi in cui mi sono riposato, in un certo senso, perché poi ho avuto sulle spalle la ristrutturazione delle caserme, i servizi, cose. Noi cambiamo, si cambia spesso. Fa piacere, ossia, perché vedi che qualcosa è seminato. Se si semina, qualcosa si raccoglie. Fano è una caserma che non ha dato mai problemi, perché è una caserma inserita nella città.